senza ricercare tra tutti i ricordi sicuramente le pagine più significative della sua carriera. Una vita musicale, mi sembra di leggere comunque, no? Nel video è pensato la sua vita, che come nota dominante ha questa grande passione, la passione per la musica, la passione per il suo strumento. Una passione che incrocia, già dagli anni 30, un fermento locale attivissimo. Suonavano assieme per il piacere di fare musica assieme, per il piacere di condividere appunto questa passione. Mi sembra giusto dare la parola al professor Carlini, che sa molto di questo periodo, ha curato dei libri su Giacomo Sartori, tutte le associazioni mandolinistiche appunto di quegli anni, e poi so che anche ha avuto delle chiacchierate con mio papà, no? Avete appunto parlato di questo periodo. Cedo la parola a te. Grazie per l'invito. E sì, l'ho conosciuto molto bene, ci si incontrava per la strada o a casa e amava molto conversare. Ecco, mi viene il primo pensiero che mi viene in mente guardando questo filmato è anche, direi, un antico senso di famiglia che ha coltivato Cesare Lutzenberger, che è dimostrato anche in questa acribia nel costruire un proprio archivio da consegnare poi ai figli, ai nipoti e alla città intera, direi, no? Proprio un senso anche di... c'è questo senso che forse nell'età moderna comincia a mancare la famiglia come centro di irradiazione profondamente inserita nell'evoluzione della città e dell'ambiente dove le singole persone operano. Ecco, io direi che in questo senso bisognerebbe darsi da fare per riconquistarlo, insomma, un po'. Ecco, e quindi non c'è da meravigliarsi che questo senso musicale arrivi da lontano, da molto più lontano di quanto non si è visto qui, perché perfino mi diceva che anche il nonno, non soltanto il nonno e il bisnonno, erano stati organisti a Cavalese, e quindi anche lui era cresciuto tirando il mantice dell'organo a Cavalese e seguendo queste trascrizioni, questi accompagnamenti che al coro e a gruppi strumentali erano necessari. E sapete quanto Cavalese e tutta la Val di Fiemme sia vicina a quel mondo culturale tedesco che lui porta un po' anche qui a Trento, nel concetto di fare musica. Ecco, quando c'è da tenere presente una cosa, giustamente Norma diceva che Cesare è stato uno come noi, nel senso che ha percorso le aule, i corridoi che anche noi abbiamo calpestato nei nostri studi, lui da docente e noi da allievi. E quindi in questi ultimi anni, fino al suo pensionamento, diciamo, ha vissuto la vita, gran parte della vita che conosciamo anche noi. C'è una cosa però da ricordare, che lui a Trento arriva nel 26, credo. Nel 26, nel 1926, e quindi in una città profondamente diversa da quella che noi abbiamo conosciuto, una città che in realtà è cambiata soltanto negli ultimi anni. Io credo che sia cominciato
a cambiare attorno al 1980, quando è arrivato questo bel finanziamento anche da Roma, legato alla fine della guerra, e Trento ha lavorato al centro storico, ha lavorato alla ripavimentazione, e ben conosce il nostro sindaco dottor Andreatta quanto lavoro c'è stato da parte dell'amministrazione per recuperare, diciamo così, in pochi anni quella modernità che a Trento veramente mancava. E se voi pensate che quando nel 1910 arriva Ferruccio Busoni per star qui qualche giorno, cioè qualche mese, e per scrivere per esempio una grande opera che ci farebbe molto piacere venisse rappresentata qui a Trento, non è mai stata rappresentata, che è ambientata attorno al Duomo di Trento, per esempio. E quindi sarebbe, ecco, quando arriva nel 1910 scrive questa lettera e dice: ma io vedo attorno a me solo gente triste, ragazze che girano con gli occhi bassi, persone che per un non nulla si arrabbiano, litigano, proprio perché capisci che sopra di loro hanno qualche cosa e non possono fare no, c'è questa cappa, questo vecchio sistema di, diciamo così, di dominio austriaco cominciava a pesare, cominciava a essere contento, no? La monarchia, il sistema monarchico austriaco si dissolve per quello, perché non aveva saputo tenere il ritmo proprio con i grandi cambiamenti, e quindi proprio la città era molto arretrata. Tenete presente che i cittadini trentini chiamavano il capobanda, il mazziere, quello che marciava davanti a tutti col bastone, lo chiamavano sgarapoiati, cioè scaccia galline. Perché? Perché la città di Trento era estremamente simile a una città, a un paese di campagna, cioè la differenza fra campagna e città era minima, era piena. C'è un censimento del 1911 che elenca un numero incredibile di animali presenti anche nel centro della città. Tenete presente che la cantina Lunelli, in origine quindi dell'ingegnere del Ferrari, era qui dietro la fontana, in pieno centro, in via Belenzani, di fianco alla chiesa dell'Annunziata, quindi in pieno centro. Cioè, capite che quale cambiamento ha subito la città di Trento, che solo le fotografie e i filmati ci possono proprio comunicare. E il centro storico era un centro storico medievale, quello preclesiano addirittura, che verrà cambiato soltanto nel 1930, ma c'erano sistemi fognari assurdi, e tante cose, insomma. E poi quando arriva la guerra, il termine della guerra, il problema si pone grosso, perché una città abituata a guardare sempre a nord, dalla sera alla mattina comincia a dover guardare a sud, perché la capitale, cioè le strade, non devono più andare verso Vienna, ma devono andare verso Roma. Quindi sistemi amministrativi, tutto quanto completamente diversi. Quando arriva nel 26 a Trento, quindi la famiglia Lutzenberger incontra una famiglia, io continuo quindi di dire, no, fermami un po', perché ci sarebbe piacere tutta la storia, ecco. Abbiamo dei tempi stretti, ecco. Perché ecco, negli anni 20 quindi la città di Trento si pone il grosso problema di stare assieme come città, e trova un elemento propulsivo dello stare assieme proprio attraverso la musica. E lo Stato fa poco, e quindi qui troviamo ad agire le chiese, la chiesa soprattutto, che attraverso gli oratori
orchestrine, con tutta una serie di rappresentazioni di teatro di prosa, ma anche operette e scuole di musica. Qui si inserisce subito Cesare, che stringe amicizia con appunto i grandi mandolinisti, chi canta nel coro della Sala, che si muove nel club Armonia, e comincia appunto a fare quello che faceva suo papà al Cavalese, a trascrivere, preparare partiture, a dirigere. Lui sceglie come punto di riferimento l'oratorio di San Pietro. Gli altri avevano Santa Maria e il Duomo, avevano altri orientamenti, e lì sceglie proprio l'orchestra per l'opera, per l'operetta, e lì incontra tutti. Prima a dirigere è il maestro, il papà di Bruno Mezzena, con Bruno Mezzena piccolissimo che suonava le campane prima, tubolari, e poi l'orchestra la prende in mano lui. Negli stessi anni l'oratorio, per esempio, era frequentato dal grande musicologo Lorenz Feininger, che anche lui rappresenta una sua operetta. Qui Cesare Lutzenberger ha un'intuizione molto importante, secondo me, pur vivendo nel momento in cui il mandolino è il re, con un Sartori che era un musicista noto in tutto il mondo. Guardate che in Giappone è un dio, anche oggi il nostro Sartori. Ecco, invece di continuare il mandolino, lui decide di avvicinarsi alla chitarra. Anche su consiglio di Sartori, no? Lui raccontava. Certo, certo. Che l'aveva sentito e quindi... Sì, però vede proprio la capacità di vedere lo sviluppo del futuro, tant'è vero che il mandolino sparisce poi, mentre la chitarra riesce a imboccare quella trasformazione della società che è rappresentata dalla cultura giovanile degli anni 60, che si la interpretano in modo leggero, ma tanti anche come una strada per avvicinarsi al mondo classico. Quando lui poi va in guerra lasciando questo diario e viene fatto prigioniero e finisce nei campi di concentramento inglesi, lì proprio diciamo prende coscienza dell'insegnamento, deve insegnare pianoforte, deve insegnare armonia, solfeggio, deve insegnare a tutti, e quindi nasce in lui questa vocazione. Quando torna nel 45 il mondo, la città di Trento è cambiata e cambia anche lui, dice basta questa attività associazionistica sparsa nella città, devo formarmi io, e quindi diventa, diciamo così, fa un gesto, se vogliamo, un po' egoistico ma estremamente significativo, comincia a studiare, comincia a formare, dice io al mio lavoro devo dare un indirizzo professionistico, e da lì comincia a prendere contatti con il mondo italiano e a inserire l'Italia e la chitarra anche qui a Trento. Comincia i concorsi, punta subito con lucidità all'abilitazione per l'insegnamento.